Ciao a tutti. Ciao. Allora, domanda ancora scusa per chi eventualmente vedrà mai dopo, Molto dopo. molto dopo. No, bene, in realtà molto dopo no, perché c'è sempre qualcuno che poi ha il fegato di prendere le nostre Non si dirette sa dopo. Non perché. so perché. Andiamo dalle 5 alle 10 visualizzazioni. Io non so chi le faccia, ma per me è gente che ha voglia di farsi del male. Succede anche a Comunque, me, quindi non si sa bene chi sia. domando scusa Te per lo quelle ignomo di persone lì. bici. Per tutti gli altri, questa roba chiaramente non l'avranno vista e non si sono persi assolutamente nulla. Avevo il disco che rompeva il cazzo e non voleva saperne distaccarsi. Un hard disk esterno dove stavo trasferendo i dati, anzi, dove ho finito di trasferire i dati. Allora, come stavo dicendo prima, e praticamente ormai teniamo conto di finire anziché alle 5, alle 7 e mezzo, alle 7:25, perché praticamente l'orario è quello, porca di quella gran puttana. Stasera, a Siamo. Dio piacendo, forse se riusciamo. No, vuol dire, cioè, nel senso, la condizione illuminazione è ancora la stessa di prima. Più o meno sì, ma stiamo andando verso il buio, quindi anche tra un momento È una toccherà pure tragedia. accendere. Stavo dicendo, Dio piacendo stasera, e conviene già accenderlo. Finiamo, se Dio vuole, Mission Impossible. Cioè, dovremmo finirlo perché in realtà la parte estremamente complicata di Mission Impossible, per quello che mi ricordo io, l'abbiamo fatta settimana scorsa ed era quella terribile parte volante, che poi in realtà qui Ci ha no, messo il non si è, tentativo. infatti, infatti non si è rivelata per niente difficile. Io mi ricordo all'epoca di essere andato letteralmente matto per fare quella roba lì. Ah, si lamenta, è Tant'è che me difficile la questa ricordavo, e qui. tant'è che me la Era ricordavo fatta ancora, su. era talmente Dopo rognosa che la io me la prima ricordavo volta ancora, probabilmente controller diverso, oppure non in so, cui ha abbiamo preso. un'ottica, cioè ci arrangiamo in maniera. Sai cosa all'epoca? Che forse giocavo con gli stick al contrario. Allora può essere che E no, quello. però. Beh, Magari ti però ritrovavi cambiava dentro. relativamente poco perché in terza Trovavi. persona gli stick sono sempre funzionati in quella maniera lì. Però io, per esempio, Elo, giocavo muovendomi con lo stick destro. E con lo stick sinistro la Bestemmiavo con lo visuale giocavo con sinistro. quello che loro dicevano mancino perché all'inizio gli shooter li Sì, mi facevano andare in quella ricordo. maniera lì, no? Per cui io ormai avevo preso l'abitudine a far andare questo stasera è alto invece di solito è Così ha bassissimo deciso. Fai con la musica. Fai con la musica di e Mission. quindi mi ero trovato Tra male 6 ore almeno arriva. immagino che sia per quello se no non lo so. Tra 6 ore arriva la musica di Mission Impossible, perché più o meno quel na 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 lo fa. Dopo 6 ore che sta facendo vedere tutte le immagini, praticamente ti fa vedere tutto il gioco qui, tutto. Sì, che praticamente ti spoilerà tutto il gioco perché ti fa vedere tutti i posti. Ma proprio tutti, Sì, anche perché non è che abbia una varietà. Cioè, eludi, ecco, io per eludi. esempio una cosa me la ricordavo molto molto più lunga in realtà. Fì, Se fì. ne prende uno per i maroni. Fa vedere proprio tutto, te, guarda che roba. Tutti i posti ci sono. Anche più Il volte. caccione thailandese. Cioè, Ah, no. secondo me ti fa vedere pure la parte in aereo della settimana scorsa. Sì, Ma te la proprio fa alla fine. vedere. Ecco, Quando perché mi parte la sembrava. musica, quella vera di Mission Impossible, insomma, di vera, insomma, Se quella non mi ricordo male, mi autentica. sembra proprio anche a me che c'era. Sì, Quindi c'è. questa è una parte E bellissima. infatti tu dicevi, questa che adesso mi sembra di ricordare che era la fine del Bravo, gioco. sì. A me mi sembra, Adesso vediamo. arriva. Esatto, Eccolo. sì, è vero. Tutto il gioco fa vedere, no? È una roba Sì, pure incredibile. quando sta un po' ti fa vedere anche dentro. Adesso, se Nella. stiamo qui a guardare con attenzione, c'è la fine. Sì. È una Quindi è roba. inutile finirlo, passiamo direttamente. No, vabbè, adesso schiavo, saltiamo perché sennò stiamo qui. Ecco. Com'è che ce lo Oh. chiamiamo? Oh, Madonna. Miguel José Hunter. Io Miguel. Alle 3:30 della mattina abbiamo fatto streaming l'ultima volta, non Penso mi che sembra. ho sonno. Io. No, penso che sia l'orario del gioco, probabilmente. Non penso sia l'orario dell'emulatore, 24-3 perché. non penso. No, ma era più. C'era scritto 24-3 alle Sono dentro, 3:33 Luca. della Sì, mattina. allora devo. Bella, porco. Vuoi far piangere la Sì. computer di Giusto, porco? sì, Sono perché Luigi c'è Luther che ha Mason fatto il che sta porco. facendo dei giochini Con con quella là. Jasmine, come diamine si pronuncerà perché io Ma non. sappiamo che abbiamo perso. Ma che si chiamava ora? Spermin è morto. Aia, aia. Ma Si è sacrificato per la causa. Non si sa di chi. poi non è stato pianto da Oh, nessuno. Cioè, guarda come nessuno. volano di sotto, te. No, gliene è fregato un cazzo proprio. Cioè, è morto Spermin. Vabbè, fa Era, niente. faceva Morto uno parte. Spermin, se ne troverà un altro. Ma questi continuano ad arrivare in eterno? No. Però guarda Cioè, a che un certo punto c'ho questa finiranno. mitraglietta da Notare che si posizionano tutti nello stesso merda. posto, E tutti sono prima. proprio dei coglioni, perché dicono quello prima è morto lì. Mi ci rimetto Sì, ma quelli anch'io. lì proprio hanno voglia di morire. Perché? Ma allora? Basta. Ce Oh, c'è solo tu. ne sono due davanti. Sì, sì. Aia, aia. Non si spara, avete già ucciso Sperma, maledetti. Stato il capo dei cattivi a ammazzare spermi, giusto? Sì, ha sparato Ah. a L'ha bruciapeto. sperminato. Al bruciapeto gli ha sparato. Benissimo. È C'è libero. stato un
Una esitazione momentanea. Ah, già, io non mi, Vedi. ormai non mi ricordo più i tasti perché A, quadrato o X, nel mio caso mi ha rimbattuto via l'arma, non me lo ricordavo più. Le cosce di Cristiano Sì, è ben piantato. Miguel Angel José Hunter. bassino, ma Beh, ma secondo me è neanche così male. Oddio, è un po' tarchetello, sì. Però ha poco collo, sai cosa? è Che la quel gioco qui. tutina, No, quello quel gioco smagrito. qui è fatto per girare in 4/3. Non vorrei che Può la essere che spalmatura questa, dell'immagine può essere che per i questa qua non 16 aiuti. noni Poi l'abbia un po'. Ci ho fatto fuori. c'è il titolo, e si prendono. Allora, non so se valga la pena. Curiamoci così, Curiamo, no? sì. Cavolo, ma non ne ho più. A furia di fare il fenomeno, sono rimasto senza vita. Ma non te la prendo questa roba. Non te la puoi dare quando parti. C'è No, no, me la dava sempre con quella che avevo prima. cioè, dalla missione prima? Sì. Ah. E No, perché siccome ti aveva dato la dice, me la tiri mitraglietta, a zero la... se sei ferito, te la dà da capo. Ecco, noi facciamo così e lui non mi apre la Lui porta. riesce a compenetrarla, ma non Lui riesce un ad coglione non è aprirla. capace di aprire la porta, ma lo facciamo giocare col computer e come Il sempre lo computer di utilizza Bulto è male, stato ma. ufficialmente violato. Eccellente, sto effettuando la scansione dei dati in questo momento. Fatto. Ma cos'è sto Punti robot? Cioè, vulnerabili sembra una matrice. identificati. Piazza gli esplosivi sulle ali e le code dell'aereo. Ricevuto. Anche il tuo Grazie, capo. dispositivo di visualizzazione è attivo e in funzione. Presto ti comunicherò la lunghezza di sicurezza. E non passa. Non passa, è incredibile, te non ci passa. C'è un collegio un po' stretto. Ma Ah, ma non stai pieno. può. Ma volevo aspettare a prendere la roba della vita perché Sì, metti che no, arriva qualche fesso. Però. mi dicevo le munizioni. Ma dov'è Possiamo che devo puntare? andare sopra? Immagino di sì. A questo punto. Sì, ma non è neanche qui che li devo mettere, però. Sopra? Ancora più sopra, allora. Sì. Le ali. Però non è quello che. No, ma le ali in teoria, in realtà sono anche giuste. A me Se sembrano un po' devono. troppo alte, però sopra. Beh, però aspetta, perché magari mi fa scendere. Adesso Si ce la mette qui. rifaremo. Dentro la ringhiente c'è tipo 4-5 piani. Esplosivi piazzati sui punti designati. Ottimo lavoro, Ethan. Ma devi piazzare altre due cariche. Mi stanno sparando da sotto. Io lo già ti vedo. Oh, ma Miguel Angelo The Hunter! Sono due. Sparagli! Bravissimo. Da questi a dove sono saltati fuori? Non si sa. Non si sa, e comunque sono rimasto ferito un'altra volta. Ho fatto bene. Attenzione, dietro di te, eh. Eccolo lì, bastardello. Praticamente è una pistola che spara a terra. Lui c'ha la pistola Sarà per era. tutto, la pistola per il fucile, la pistola che gli fa il fucile d'assalto. Sarà che è un pistola lui? La pistola che gli serve per attaccarsi per aria. Tra l'altro poi se prendiamo il coso per guardare la chat, che E poi non comunque la non c'è, mettiamo qui e in mezzo. poi non la mettiamo in mezzo, la lasciamo lì, è vero che tanto non ci. Nessuno ci. Oh, che cazzo fa? Mamma mia, è pazzo, non so perché si è suicidato. Ma è No, fatto perso vita, no? no, con l'altezza lì non dovrebbe proprio. Ma noi abbiamo messo gli esplosivi, immagino che non siano ancora attivi, perché sennò. Penso che li attivi quando se scappa, perché Esplosivi sennò. piazzati, passano Ci la sono massa. quasi. Ancora una carica e saremo pronti. E dov'è? Però sono tornati in. Maledetto stronzone. Sì, ma Miguel, è più veloce a caricare le armi, Ti ha perché detto sennò. sulla coda, credo, no? Non è che adesso magari si apre la porta, dopo che hai smanettato questo tipo. Io però non capisco se è sulla coda dove sarebbe il La terzo. coda di là non è, perché la coda è di A qua, me pare però. che avesse detto la Sì, anche coda a me, e le ali, e però. le ali, ma cioè. Fausto le ali. L'ana Sì, stava tentando il suicidio, ma non gli è riuscito. Ci non so, sa. Vabbè, o dietro sul culo della roba, adesso a se questo qua punto vado a qualcosa da dire. ricaricarmi sia la vita che. Qua si può fare qualcosa. No, perché di solito te li segna. Questo è più sempre per L'unico aprire. tampone rosso che non si schiaccia nei giochi. Incredibile. Però cavolo, è là. Ah, Ti attacchi? cioè, non è che lui chiude e poi va là in tutta sicurezza, no, no. Che pensi? Metti che poi non si riapre più. Sono destinato a Quindi lui cosa morire. fa? Cerca di suicidarsi buttandosi su questa roba. È veramente un deficiente. Soprattutto con l'aereo in movimento, cioè nel senso ci sarà un'aria. È Devastante. un cretino, quest'uomo veramente un imbecille.
Ma, ma come dovrei fare a collegare? Cioè, scusa, non... C'è un modo per... Ah sì, c'è il piano, ci si può stare. È il primo capo di Stato che viaggia con un aereo proprio di merda, perché non c'ha niente. Non hanno soldi, gli ugariani, i soldi li hanno spesi... tutti per gli armi. Li hanno spesi tutti in armi, i soldi, gli ugariani. Capisco, sono stati tipo i coreani del nord. Esatto. Bel lavoro. Grazie, grazie. Il problema è che stanno arrivando i nemici. No, cavoli, ma questa è l'arma sbagliata. Di rampina, attenzione. Tra poco attiverò i contatti. No, ma sono lontanissimi, non li colpirò mai. E adesso come faccio? Esci dalla spina. Ma questa. Ma poi perché la pistola? Ma scusa. Se ma passi non... la così ti ammazza. Cado pure, cioè muoio. No, ma dico che ti livellano, si attacchi a. Non riescono a colpirmi, ma io non riesco a colpire loro. E adesso voglio vedere come cazzo faccio. Ecco la pistola cecchinante. Pistola cecchinante, è questa. Madonna mia. L'ho preso ma non è morto. L'ho preso una scella. Un profilattico in testa. Sì, loro sono per il sesso sicuro. Quasi, è, un sesso, essere... è un sesso certo. Vogliono essere proprio sicuri per non prendere né malattie né niente. Vabbè, però potevi anche rimettermelo lo zoom, visto che. È tranquillo? Ma devi sì pagate a capo. Sì, avevo la musica, quindi. Io vorrei quella capire. La pistola rampicante qui. No, anche la pistola normale. Se. Però non zoom a quella. Tirati in piedi, Miguel Angelo Hunter, che magari ti attacchi. Ma Miguel! Che fanno gli amici fanno il tipo per lui sempre. Bello che doveva sparare. Il tutto perché lui da buon coglione qual è? Non ha usato la. Cioè, non ha chiuso. C'era il pulsante, schiacciava il pulsante, andava con tutta sicurezza, poi tornava e gli sparava. Magari no, sì, però adesso non si fa male quando viene lì. Non può andare. Non so fino a dove. Fino qua. Aia. Però non credo che abbia perso vita. Ma nel dubbio noi ci curiamo. Sembra. Ma no, cosa fai? Sembrano i rumori di quando apri le porte a soffiato dei treni. A Train Sim c'hanno quel rumore lì delle porte. Bene, adesso devo fare qualcosa qua. È una metà di miglia su tuo aereo. Il nostro piccolo problema è stato risolto? Sì, signor Presidente. Stia pur certo che la spia non darà più problemi. Eccellente. Proprio la notizia che volevo sentire. Deficiente, scusa. Cioè non lo capisce nemmeno dall'accento. Parlavano prima tutto, poi andiamo. Esatto. Adesso parla. Guarda. Un cretino. Sto uscendo dal compartimento di carico, mi sto avvicinando alla cabina. Parliamo pure alto. Ricorda così che puoi raggiungere il livello superiore del muso solo tramite la grande porta della paratia. C'è una telecamera. Scherza, tipo, occhio perché adesso si incazzano quando sta la telecamera. E si vedono passare il proiettile vicino. No. L'altra volta che eravamo nella prigione gli ha sparato, si è accorto uno la bolsa. Ma quella però si è insospettito. Però ma non più di tanto. Tu avessi rotta, ha detto sti cazzi. Questo è un malfunzionamento. Quando atterriamo la sistemia. Colpo mortale! Ah no, il colpo mortale adesso. Ciccio bello. Colpo mortale! In giro con Charlie. Veramente sembra che c'hanno un professore, sembra uno Steam Powers. Cioè, non è un complimento. No, insomma. Fallico. Ma. Maglia. Buon pomeriggio, signor Hunt. Avrei dovuto conoscere la cavità di Sofia Erdos. La cavità adesso. Sa, non credo che Sofia ha sottratto dal database della IMF. Tuttavia, devo informarla con mio sommo rammarico che il nostro sistema di sicurezza è completamente bloccato. Spiacente, ma la sua missione è terminata. Non c'è che dire. La sua creatività è fonte di ispirazione, signor Hunt. Peccato che sia sprecata su un soggetto come lei. Vabbè, abbiamo avuto un problema da noi. Come? Secondo me. Credo che la mia soundbar non è più nuovissima. E quando la vedo. Non so perché con le televisioni un po' più recenti fa questo mestiere. Che mi fa un colpo che stacca. E poi dopo. Dopo riparte, perché poi dopo funziona sempre. Subito, ma dopo un momento che è accesa fa una cosa così. Che palle, allora.
cioè, anche perché mi stanno facendo fuori proiettili. Era 93, 95, cioè, non è che sono 3000. Ma poi su sto aereo in quanti cazzo ci stanno? Sì. Cos'è, una città? È un aereo grande. Ne arriva un altro, guarda. Cazzo, cazzo. Spero che c'è la pistoletta, però. Se ne è stata la mia immaginazione. Ce n'è uno che non è ancora sicuro del fatto che si stiano sparando sull'aereo. A parte che spararsi già sull'aereo. Questo sforzo di futilità. Sì, ma parla, e lui è il cattivo anche che lo dice. Sono cadaveri ogni volta. Ma è la telecamera che ti vede? Cioè, la telecamera può essere pure che mi veda, ma direi di sì. Questa ti vede. Aia. Ma no, gli ha sparato. Sparato, tanto chi se ne frega. Devo fare una cosa veloce. Se tiravo fuori l'arma, c'era il rischio che. Basta però adesso. Dio, ma continuano ad arrivarmi. Ho finito i colpi. Questo sta scivolando giù da lei. Me ne vado così. Cos'è una? Era tipo. Porca puttana! Non ho mai incontrato un uomo così determinato a morire. È un soggetto affascinante, signor Hunter. Signor Hunter! No, Miguel! Non lo mette giù! Va bene, è un deficiente! Allora, che taglio non è che pensato così tanto, cioè. Però mi ammazzano di sicuro. Sì. Epa Cristo santo! Sta andando anche tutto a scatti. Prendi un coglione. No, te l'ha tolto! No, non c'è ancora. Ok, questo poi fa sparire. Sì, ho capito che prima che vado vi tocca riavviare. Dai, senti dentro. Ma non capisco cosa devo fare. Magari non c'è niente. Si arrenda. Ma che cazzo è? Sì, ho capito, si arrenda, nel senso che è morto. Non è ferito. Sì, ma non fa niente, perché tanto che appunto qui non sbatteva gli occhi. Era morto e sbatteva gli occhi. È proprio morto, così che adesso lo lanciano giù dall'aereo e cade nella sua testa. Scusa, ma perché ha dato l'allarme così? Non mi hanno visto. Sei veramente una cagata di cazzo. Che palle. Signore. Sto uscendo dal compartimento di carico, mi sto avvicinando alla cabina. La telecamera è ufficiale, corda fuori. Sì, sai che ce ne frega la telecamera. Per raggiungere il livello superiore del muso, è sempre lui. La grande porta e della si parla sopra di lui. Guardalo, l'hai visto? Buon pomeriggio, signor Hunt. E tua sorella? Avrei voluto riconoscere la caligrafia della sua firma nel dossier. Sa, quello che soffriva sotto la base della IMF. Tuttavia, devo informarla con mio successo. Il nostro sistema di sicurezza è completamente bloccato. Spiacente, ma la sua missione è terminata. Le munizioni, c'è anche la vita. Non le ha prese. Ah. Morino. Non ho mai incontrato un uomo così determinato a morire. È un soggetto affascinante. Qui non c'è una sega. Veloci, andiamo veloci, andiamo bene proprio. Ha avuto pietà. Porca miseria! Fagli qualcosa, picchialo! Miguel! Occhio! Miguel, ti tre ore a fare. Questa è una gran... esorbitante, ah, cazzata! Ma questo non si è accorto di niente, è un cretino! Lo ammazziamo subito, perché sennò da fastidio. No! Ma no, Miguel! Sveglies! No, è proprio Miguel. No! No. Ma cosa ho fatto di grazia? Cazzo, adesso è il 5 de Maio. Sì, ma però vedi che se chiudesse la porta. Infatti. La chiusa. Sì. Cosa devo fare? Qualcosa qui? Qua, qualcosa di tagliare. Perché non fa niente? Si arrenda, Hunt. Fa in modo che la sua morte sia rapida e indolore. Vabbè, ma Cristo. Adesso muore ancora. Tanto. Cioè, non capisco cosa bisogna fare, perché tanto comunque ti prendono sempre.
vabbè. Ethan è stato ferito. Che non posso rompere. Ripeto. No, no, è la parte di prima. Però è brutto di quel gioco qua. È che non capisci che cazzo devi fare. Cioè, cosa devo fare adesso, di grazia? Esci dalla Steel Giocavo, quindi non ho ancora. Questa è quella niente. Quando entri qua che ti dà l'obiettivo completato. Non sei. Esci da. Sei capace. Sto uscendo dal compartimento di carico, mi sto avvicinando alla cabina. Bene. Ricorda perché è uno che mi vede sulla sinistra. Ma c'è qualcuno. Tramite la grande porta. Non si può. Porta della paratia. Prendi possesso della telecamera e poi guardiamo cosa si vede. Buon pomeriggio, signor Hunt. Ma già visto. No, dai! Della sua firma nel dossier. Scusa, ma cos'è l'obiettivo? Disattiva il sistema di sicurezza primario. Cerca anche una sezione anteriore aerea, non so. Sofia, sono tuttavia, cioè, devo mi hanno visto senza che sommo rammarico che il nostro sistema di sicurezza è morto di continuare a parlare. L'altra volta che scopa una guardia, stavolta che fa autoerotismo. Vabbè, insomma. Sti cazzi messicani. Insomma, non è proprio bella gente, parliamoci chiaro. Sto uscendo dal compartimento di carico, mi sto avvicinando alla cabina. Ricorda, il problema è che ti vedono. Solo tramite la grande, cioè, come fai? Perché c'è quello qui sulla sinistra che ti vede sempre. Adesso, non hai il cosino lì per vedere? Quella specie di schermino. Questo qua. Li vediamo dalle telecamere. Questa non è. Cosa fa il cazzo qua? È questa qui. Quella che abbiamo chiarato. No, questa è quella che abbiamo chiarato. Ne sappiamo come prima perché non vediamo. No, ma io ho detto che si vedeva qualcuno. Questa è quella che abbiamo creato, guarda, camera 1, quella tu sei là dietro. Ti giuro che io non capisco, questa sarebbe quella. Questa che è quella che hai creato. E allora quell'altra là che cos'è? Tu lui esci da là, è un'altra, la camera 2, che cazzo, insomma, non camera 2 è fissa. La carry 1 va bene per tutte, mica capito io. Quindi entri in un sistema probabilmente, quindi. Però per me che c'è solo questo qui però che bazzica, o sbaglio? Ma sono due, o perché c'è quello che quando vengo fuori c'è quello che mi viene. Questo qua, la camera 2, ci fa vedere da che posto tu è. Questo qua, quello che ci vede, che viene giù fino in qua e attraverso la porta ti vede. Forse, quando però non è, molto, non è molto chiaro, non si capisce, no, letteralmente un cazzo. Speravo che ci desse delle. Mettiamo pure che, però il problema è che adesso. No. Ma si buon pomeriggio, signor Hunt. Avrei. Non lo so. Tuttavia devo informarla con mio sommo rammarico che il nostro sistema di sicurezza è completamente bloccato. Spiacente, ma la sua missione è terminata. Un PUBG. Sì, ma perché la cosa su... Ma è capitato? E quello dietro che... Fa finta di niente. No! No! Si sparano da un centino, attenzione. Ci sono delle munizioni. Che quadri c'è? Sì, ma il problema è che. Sono pure morto, ma non ho neanche accorto. Non so cosa devo fare. Mi sto. Devo essere sincero, sono abbastanza nervoso. Mi stai innervosendo sta roba. E ti vede sempre, cioè non puoi farlo, cioè non è che a prescindere ti riescono a vedere, perché non gliene frega un cazzo che tu sia imboscato, che tu lo prenda, sto che tu uscendo lo prenda. Dal compartimento di carico, mi sto avvicinando alla cabina. Bene. Ricorda, ok, che questo problema ancora non è la soundbar, ma è il volume della porta della paratia. La telecamera è ufficialmente fuori uso. Sì, ma abbiamo risolto tanto perché ce n'è comunque un altro. Almeno questo non c'è ancora. Il problema è che quell'altro è messo in una posizione che noi continuiamo a non sapere dov'è. Secondo me è anche per me, è dentro di qua perché era comparso lì così quando.
perché dall'altra parte c'è quello della vita dentro di qua e non, si, non c'era nessuno. Guarda che buon pomeriggio, signor. Come cazzo? Out. Cioè, ma se non ti conosci la telegrafia della della IMF. Mi ha fatto vedere. Tuttavia devo informarla con mio sommo. Però sì, ma non può vedere. Il nostro sistema è bloccato. Spiacente, ma la sua missione è terminata. Solo là così. Te che adesso tutto muoio. Non si può fare. Ma Cristo! Lui non è che brilla molto per le TV. Oh, merda! Spara però! Guarda un cretino. Non ce n'è ancora. Credo di aver fatto qualcosa in dato verde. Però non mi sembra che sia andato l'allarme. Il problema non sarebbe l'allarme di per sé, quanto che fossero finiti i nemici, perché... L'allarme non era parte degli obiettivi. Che ti diceva di attivare l'allarme. Guarda, per me l'importante è che non arrivino più i nemici, poi... Vabbè, chiaro. Poi una volta che non ci sono più i nemici può far quello che vuole, perché a quel punto lì chi se ne frega. Il problema è adesso devo scendere o salire? Cioè nel senso, perché sai che c'era quella stanza giù sotto? Sotto sicuramente c'è della vita. Io mi ricordo anche che c'erano delle munizioni. Sì, entra la stanza con la vita. Ah. Cazzo, aspetta. Non c'era niente forse. Sì, sì, non c'era niente, che l'abbiamo aperta e non è servito un tubo, sì. Ma aspetta, ma allora quel cazzo di coso da palpeggiare giù, cosa cazzo è? È dentro qua. Questo era quel posto, sì. Qui c'è dentro un nemico. Qui c'era dentro qualcosa che non si capiva che cazzo c'era qua. Ah no, sì, c'era un nemico qua. Bene, non ho sparato, ma con la mano che non lo so. È che questo non lo so. Ma cazzo, questo? E questo te lo segna come una... O è sopra? Ma però sembra che abbia proprio un colpo tutto qua. No, qui però non so un cazzo. Sopra, è un punto da sopra? Oh signore, che strazio. Sì, c'era un punto che dopo corrispondente su in alto. Qui. Questo non fa una sigla. Meno che non sia la parte della scala e arrivi su quel punto lì, forse. Spero. Qui c'è una famosa cantante lirica, oppure un'attrice di film. Che strazio che ci salta l'aereo. Ha messo pure i quadri, si è fatto lui sull'aereo. Sì, un po'. Ma poi come fai l'aereo tutto a spigoli? Che cazzo hanno fatto? Come i sommergibili che con le curve. Come i sommergibili, come i sommergibili. Gesù, ma che fa? Quanta vita ho? No, 200, sono pieno, quindi lasciamolo lì. Comunque non lo so perché. No. Ah, si stiamo andando comunque incontro alla loro. Quella direzione che stiamo andando, però. Quindi Sofia, va bene. Tutto bene? Che fa, si butta. Alco! Le consiglio di deporre quell'arma, signor Hunt. Non ci sarà da buttarsi giù. Devo proprio dire che è un avversario determinato. E allora è questa la partita. E mia cara Sofia... Mi spiace che debba finire in questo modo. Ti trovavo davvero affascinante.
Cioè, ci sta domandando cosa fare lui. No, è questa la parte ostiosa. Che c'è da arrivare giù al volo di corsa, perché sennò ti scappa. Adesso, ragazzi, tenetevi. Pensate che la cosa bella è che dovevamo fare un In the Dark, ma ho l'impressione che non lo faremo nemmeno, perché quella parte se ne sono andati con anche Sofia è stata scaraventata fuori dall'aereo da Argo, sono sulle sue tracce. Sei caduta lì? Affermativo. Dimmi che sei in compagnia di un paracadute. Solo dettagli. Dettagli? Devo forse ricordarti quanto poco tempo ti resti prima di toccare il suolo e porre fine alla nostra amicizia. Rilassati, Luther, ci sono molti paracadute qui, dobbiamo solo procurarcene uno. Procurati un paracadute. Tra l'altro non viene giù dritto, no? Viene giù così. È questa la parte di merda! So, gente che è proprio... La cosa bella è che... Puttana, lui non muore con un missile. È rimasto su lui così, il cattivo, e non c'erano più... Cazzo, ma non riesce a evitarli perché non è come quello di prima. Non c'erano più i... perché sparare. La vedo male, questo è un coglione. Bisognerebbe prenderlo e rubargli il paracadute, immagino. Chissà questo che cazzo sei. Già, dovevo prenderlo. Come fai? Sì, buonanotte. Sì, non mi supera nel senso che muore. È veramente una merda. No, questa roba è impossibile, non è una merda. Quello è un paracadute, cos'è quella roba sotto? Sono loro, vado su loro, però mi segnano quell'altro. Devi afferrare il paracadute adesso, non hai più molto tempo. Ma lei è questa, non è il paracadute, sono fottuto. Ah, dai, no, è una cagata quella roba qua. Adesso che l'ho visto, mi ricordavo che era una roba volando che faceva venire un nervoso, e ormai sono fottuto. Come faccio? A parte il fatto che mi ammazzano, beh, non posso neanche curarmi. Ma come fanno qua? Ma lascia perdere gli spari, che quelli te ne freghi. No, cioè, lo fai, so, ma fai prima... che stronzata. Però non li vedi nemmeno, non puoi neanche girare la visuale, è una roba pessima. E adesso non viene più su quello lì, guarda. Cioè, nel senso, non lo prendo più. Faccio prima schiantarmi, posso schiantarmi? Guarda, schiantati e basta, oppure muori per colpa di un missile. Adesso che devo morire, i missili mi saltano tutti, vedrai, se non mi... Cioè, quindi devo riuscire a prendere il paracadute e poi prendere lei. Forse faccio prima andare a cercarla fino online e ve la faccio vedere da YouTube. Oh, non mi prendo, tolte i missili qua, sono. Cioè, sì. Devi prenderla, amico. Punto. No, ormai l'ho preso più che altro. Ma il problema è che non puoi neanche. E poi non hanno messo in questo per ricaricare. È andata. Meno male. Ma non è vero. Non mica ta super, mica è andata per terra. È andata lei, ma in realtà. Dove è andata? Sofia è stata scaraventata fuori dall'aereo da Algo. Sono sulle sue tracce. Sei caduta lì. Affermativo. Dimmi che sei in compagnia di un paracadute. Solo dettagli. Dettagli? Devo forse ricordarti quanto poco tempo ti resti prima di toccare il suolo e porre fine alla nostra amicizia. Rilassati, Luther. Ci la porrei fine io alla vostra Dobbiamo amicizia. Dobbiamo solo procurarcene uno. Sì, il problema. E come... A parte che non te lo dice, immagino che sia da prendere questo, perché poi te lo segna. Puoi prendere. Ecco, va bene, bella. Adesso mazza. Sono precisissimi. E adesso sono precisissimi, sto cercando di venire giù dritto io, ma. Adesso mi ammazzeranno loro, vedrai, stanno giusto. Sì, perché ma non mi hanno neanche toccato, ma... Sì, ho capito, ma... Io non lo so, non lo so. Facesse almeno un checkpoint. Ma te ci credi, no? Non lo fa di sicuro. Ma l'ha preso. No. Posso prenderlo in prestito? Se lui sta lì a fasò. Vabbè, ma la vedo giusto questo. Il problema adesso è prendere lei. Ho il paracadute, mi dirigo verso Sofia. Sì. Mi ha fatto un nervoso, cioè, ma aveva rovinato il gioco, te lo dico, cioè. Ci siamo? Sì, è qua. Ciao, Ethan! Ethan! Cristo. È un coglione! Non l'ho presa, secondo me sono sopra io. Cioè sopra lei, cioè.
Ocri. Ah sì, adesso mi è venuto in mente, devi arrivare a pari, ciao. Devi arrivare a pari con lei e poi devi stare dentro nel quadrato, cioè. Vabbè, ma chi è che ha fatto sta minchia? Una testa di cazzo, non credo che sia perché. Ma poi il problema è che non lo vedi. Poteva aggrapparsi lei, cioè. Mi ricordavo che era una merda, ma non mi... e adesso non ce la faccio più perché lei è sopra e io non riesco a... neanche volendo. Lei mi passa sotto. Tanto lei stessa è anche ferma. Cioè, vedi come fa? Continua a muoversi, è una cosa indisponente. Devi prenderla, amico. Punto. Questo era adesso che l'ho visto, perché poi non lo vedi, cioè, ma allontanami la visuale, come faccio a vedere dov'è una roba se non mi fa, cioè non so neanche dov'è e non c'è, non giro la visuale, è una roba. Cosa, un colpo? Cioè visto adesso, sinceramente mi sto pentendo di aver fatto questo, perché secondo me a dir poco va via tutta la sera, ma fuori dalla se riesco però, perché è una roba a dir poco indisponente. Affermativo. Dimmi che sei in compagnia di un paracadute. Cioè fatto non è male, non è fatto male, e va, cioè, va provata per rendersi conto di quanto fa schifo. Perché io dico, già arrivare a centrarlo è difficile, ma riuscire a prenderlo così e star lì fermi nel bollo è una roba che ha dall'allucinante, cioè proprio studiata da un deficiente, cioè devi proprio aver voglia di rompere il cazzo alla gente per fare. Cioè io il resto delle media, secondo me ci sono dei deficienti che se le studiano per dar fastidio alle persone. Perché io sinceramente, cioè se io faccio, se sono a capo di uno studio, mi fanno, ma io dico poi ci sono i test, cazzo mi danno in mano una roba così. Gli dico, ma siete fuori di testa, no, qui non esiste, o l'ha cambiato il gioco, mi devono far uscire. Ma e se io stesso, se mi fanno provare una nuova gente, dico, guarda, che, o quel cretino che si è inventato quello, già prendere questo è un casino. Sì, ragazzi, ma... cioè, paracadute, mi prima che almeno facesse il checkpoint qua, già sarebbe. Almeno uno, cioè, io sinceramente, se uno mi porta una roba del genere, dico, guarda, senza tanto girarci intorno, quella roba qui cambia, sennò ti licenzio. Sto, ma non c'è neanche, ma non ci spreco neanche 5 minuti, perché devi essere scemo per fare una roba così. Cioè, è una roba di una... è snervante, perché mi ricordo che era una roba proprio fastidiosa. Perché il problema adesso è questo. Ethan, un cazzo. Cioè, devi essere dentro. E tra l'altro comunque lei è più veloce di te. Cioè, non... come fa? Cioè, l'avevo pure presa. Non capisci, non hai neanche il senso della No, non hai, non capisci se sei in alto o in alto. Cioè, guarda che... Oh, ma no, sì. Oh, ma non ci andava. Ma lo ricordavo che c'era qualcosa che non andava nella parte finale. Ma è anche è infinitamente peggio di come lo ricordavo io. Perché non hai modo di bloccarlo, cioè nel senso, mi sono finito addosso. Che dico, per che si aggrappa lei, no? Che si aggrappa lei. No, ma perché poi è assurdo. Si è preso più che altro. Non capisco. Cioè, sai che è veramente impossibile. Madonna. Non facciamoci domande che ha salvato. Bravissimo. Io senza esagerare credo di aver buttato via mezz'ora su quella roba qua. Ma forse anche 40 minuti quando l'ho fatto alle cose. Sì. Ho preso, ora dammi l'altro braccio. Guardatelo fitto. Intanto io quindi... cedo sentire la presenza. Sì, sì, senti Sofia che roba che ho. Non è la meglio quella. Credo di sì. Ecco, è atterrato su quel grattacielo. Però... è la sede della Sorma, la sua azienda di copertura. Quel posto pulito di uomini armati. Una volta a terra faremo meglio a muoverci. Faremo meglio a far cosa? Muoverci. Ah. Ma manca ancora tanto. Quindi non è finito. Non è ancora finito. Cioè io sono profondo, sono snervato da quella parte lì. Cioè è vero che dicono il combat system. Come siamo messi con la Luminati Dark Nation? Forse è il caso, forse di accendere. Forse è il caso di accendere. Bene Sofia, che cosa abbiamo qui? Livello di sicurezza? Due sistemi a funzionamento simultaneo. Sono come sentinelle.
Quando uno dorme, l'altro è in guardia. Però non c'è modo di capire quale sia quello attivo. Molto astuto. Grazie, l'ho progettato di persona. Beh, questa è la notizia migliore di tutta la giornata. D'ora in poi, soltanto brutte nuove, temo. Algo! Pensava che l'avrei persa di vista fosse anche per un secondo, signor Hunt. Oh no, non lo farò. Non prima che sia ben sepolto nella sua tomba. Un primo, proprio il primo prototipo. Ah, arrivano da mini profilati. Uccidetelo. E voltatemi solo la ragazza. Cos'è, vuole la ragazza? Vabbè. Cosa ti fa pensare? Perché che prima erano 300.000 e non sono riusciti. Adesso quasi tre. Ecco, guardali, guardali come stanno andando bene. Mi spara a caso, entra anche a prendere la mira. Mi spara a caso e niente. Si può una porta la spuntata. E lei dove va? Fa dei gesti. Te lui è il cattivo più atletico della storia. Aspetta che vado ad accendere. Foto? Sì, sì, vai. Appunto ricarichiamo, cioè. Quanti ce ne sono da lordi? Scarsa casa. Sarà meglio di prima. Dio, i Tanant! Certo che sto... Incredibile, non li ha colpiti. No, spara. Guarda, la parte volante mi ha talmente irritato che... Che poi sì, fortunatamente è andata bene. C'è modo e modo, eh. Oh, e adesso ne arriva. Ma adesso vanno avanti a arrivare all'infinito. Ma ho visto che c'era della roba che girava qui in fondo. Non c'era niente che girava, era tutta una fila. Erano le palle di Miguel. Che non ne può più neanche lui. Scusa, non posso andare dietro a lei? No, dovrò scendere di là e fare tutto il giro. Il motivo? Il motivo lo so soltanto il design. Pistola? Sembrerebbe quella della pistola, ma secondo me sono... Vanno bene per tutto. No. Lei è proprio una stronza. Cioè, l'ha chiuso di... Lei l'ha chiuso di fuori. Ha aperto per lei la porta e poi l'ha chiuso. Ho capito che gli dici scappa e vabbè, però... Cazzo, ma pure la porta mi ha chiuso. E se volevo scappare... Tu non sei pagato per scappare, ma sei pagato. Vedrai, per ammazzare tutti i nemici. Vedrai che andrà a finire che tutta la serata la facciamo con questo. Sì. Dopo aver detto che giochiamo in disastro. Che tra l'altro, ridendo e scherzando, ho visto a quando è programmato la parte scorsa. È praticamente inizia il tour. Che parte? La cos'era? La quarta o la quinta la settimana scorsa? Oh, non lo so. Non c'è, ma Cristo, non c'è niente, mi sparo. Simone, qui non c'è niente. Come si va là? È partita una musica diversa, quindi suppongo che ho ucciso tutti i nemici, ma... No, no, ma... Beh, ma certo, perché non ho scritto altro. Ah, non c'è scritto no, magari no, parte, no, la parte la scrivo sul video di YouTube. Ah, no, perché ci sono quelli che scrivono la parte... No, parte qui è chiuso. Di là dove è andata lei? È di là dove è andata lei, era chiuso, adesso però tornare a vedere, ma... Qua è una scala, no, non è una scala. No. Se c'è qualcosa da aggrapparsi, spararsi. C'è là un tubo. Tubo giallo. Sembrerebbe, però non so se si può attaccare. Forse aspetta da sotto. Ho l'impressione che non sia un tubo, sia... Sì, c'è il tubo però, guarda. Sì, però come ci arriva? Sì, si attacca pure qua, ma cade però, a meno che da sotto non riesce ad attaccarsi, torniamo di più. Miguel Angel Fose. In teoria dovrebbe, poi dopo. Questo cos'è? Sto precisione, cazzi, sì, perché, insomma, è un cretino patente. È un uomo che sta facendo passare per Sam Fisher per un vero fenomeno. Vabbè, comunque fin qui c'è arrivato. Adesso è questa porta dove uscivano loro. Sì, è l'unica questa porta che abbiamo a tiro, quindi deve essere bene.
tutti i PC si spariamo intorno, la gente alla, intorno. La gente è pronta, ragazzi. Ma okay. Devono essere una normalità. Siamo, forse siamo a Detroit. Forse sì. Juarez. Piano, allora. Dove stiamo? Se carichi forse ti ripari. Ma non posso caricare. Ah no, io non carica. Non esiste un tasto per la ricarica. Oh Cristo. È per quello che tu tante volte ti colpiscono, perché non c'è un tasto per caricare. Sembra, non mi ricordavo più. Vabbè, sono solo sei proiettili, signor Hunt. E la cara Sofia, che va così d'accordo con lei, è diventata una spina nel fianco. Un piccolo adattamento del mio programma di armamento segreto. Luthor, ci sei? Sono sull'edificio, mi stavo dirigendo verso algo, ma è semplicemente svanito nel nulla. Ma si vedeva benissimo. Buona serata, amico mio. Guarda, no. Se la goda, sarà l'ultima. Aspetta, l'ho intravisto per un secondo, quando c'è stato il lampo. Un secondo. Guarda che si è visto da tutta la porta. Se questa tecnologia è simile a quella che stavano creando i nostri ragazzi, non potrà nascondere le sue impronte o il fuoco della propria arma. Tu cerca solo di stare attento, è il secondo caso. Geniale, Luther. Non può nascondere il fuoco dalla sua arma. Beh, grazie. Allora, manco dove aprire la porta, perché si è vista la porta che aperta. Signor Hunt. Eccolo. Ma è sempre lui. Sempre. Beh, non, la fregatura è che non posso sparare lui. Però lo colpisco. Che cazzo è riuscito a fare? Lo sai, per me è semplicemente. È uno scontro tra... E poi tutto mi sposta la visuale. Si avvicini, amico mio. Non le farò alcun male. Mi limiterò a ucciderla. Solo buttar via. Non è che mi ha fatto anche perdere tutta la vita. Arriva qualcun altro? Scappa e basta. Scappa. Da un'altra parte. Magari si avanti da un'altra parte. Ma il senso che abbiamo avuto per il fatto che lui si è uscito di via e poi è riuscito di c'è un cretino. Coglione, però. Sarà pure atletico, ma è anche maledettamente stupido. Coglione marcio. Guarda, però. Guarda, adesso è sulla che fa. Hai visto, fa anche le capriole, hai visto però. È cioè, veramente sembra, sembra te la versione. Ah, c'ha dei soldati del cazzo che ci sono arrivati giù. Allora, io non ho proiettili, però sono bella. Però è su che si fa il cazzo. Vabbè, ma è un deficiente però. Ma lo sto colpendo però, perché... Ma, sì. Scusa, ma ce l'ho la pistola masturbante, quella di precisione, magari mi scusi più. Maledetto figlio. È stupido come pochi, perché scusa, se avessi un po' di cervello. Vaffanculo, non puoi capire un altro cosa. Se avessi un po' di cervello, sì. Cioè, a quest'ora era morto già da. Sto scaricando la batteria. È diventato Automan. Però scappa lo stesso. Ma non è morto però. Ma quanto ce n'è ancora? C'è ancora batteria, va un po' così, però. Quello è un nemico. C'è un nemico normale. Ce n'è più di uno anche. Oh, buoni, No, adesso iniziano a adesso arrivare. Adesso continuano a migliaia. No, perché io non ho più niente. Devo sparare a quel coglione là. Ma vaffa. Puoi sparare ad Argo. Non è che. Non so, è per sì, sì. Sarà meglio andarci subito perché sono finiti i proiettili. Meglio andarci subito per un minimo. Sì, comunque è andata di estremo lusso perché veramente. Se devo. Questo è dove è entrato lui prima. Praticamente ha messo una porta per fare. È un coglione. Una porta per niente, perché coglione. Non serve a niente. Perché cioè, è un imbecille, non è un cattivo. Però hai visto che sicuramente è la il cattivo più atletico di sempre. Sicuro sì. È atletico. Però no, di sempre no, perché mi ricordo di aver pestato gente che faceva capo di gole. Però comunque. È un gran coglione. Però comunque. Ah, sicuramente un gran coglione. Comunque i proiettili sono veramente pochi. Perché c'è la musica? Perché è stronzo. E sto con. Cristo, dove cazzo sono? Dove di te? Ma dove sono? Non li vedo. Ma no. Ma fare un video. Però comunque. È lì? Eccolo. Bastardo. Finito i colpi. Adesso dove sei?
Se la aggrapparsi da qualche parte. Ma che la visuale è terribile, eh. È troppo schiacciata, ma perché non l'hanno fatta più distante? Cioè, dove si va? Ma dove devo andare? Non vedo. No, quella lì è la porta di prima, giusto? Sì, quella è la porta di... No, quella no. Ah, posso fare il giro e entrare in quella porta lì. Allora. Aspetta. Che è dove è andato tu? Sì. Prima che mi ha dato i proiettili per la pistola, ma non mi ha dato i proiettili per fucile d'assalto, il cazzone. Ma lì è entrato di qua, non è andato sotto. Scusa, ma adesso con la vita che mi sono messo, perché l'ho tirata su, fanculo, era meglio se la usavo. Non nascosti lì. Vedo Alan. Quanto meno abbiamo fatto un cerchio. Ma sta roba, c'è gli ingranaggi enormi. Gratulazioni, signor Hunt. Ha scelto una splendida serata per morire. Sì. Ma secondo me... Cazzo, cazzo. Adesso ho capito. Adesso appena lo vedo. Ecco, ecco lì. Entra da una parte e dall'altra. Sembra quella roba di Aldo Johnny Giacomo quando c'era Rezzonico che dormiva. Esatto, che era tutto di inseguirlo. E Automan è rotto il cazzo. Ma come fa a essere cioè invisibile per fare il giro di lei? L'invisibilità che si sta un po' scaricando. Si sta già sentendo male qua. Ahia, adesso mi colpisce. Adesso muore schiacciato negli ingranaggi. No, purtroppo no, è più bello solo. Spero che finisca così, Algo. Ti trovavo piuttosto affascinante. Ma che roba! È una fine terribile. È morto malissimo. È finito così. Ti ricorda l'Europa dell'Est, vero? Stai scherzando. Dove sono cresciuta l'acqua era marrone. E parlo di quella che usciva dal rubinetto. Sei divertente per essere un nerd. Chi hai chiamato nerd, mister? Sei tu quello pieno di giocattolini. Ah, ma io sono capace di violare computer in giro per il mondo? Non mi pare. Lei è diventata ancora più cessa. Credo che la mia storia d'amore con la tecnologia sia finita. Forse è il momento di iniziarne un'altra. Forse lo è. Così. Così. Sono più brutti di prima, eh. Sì, sì. Cioè, erano più belli nella versione poligonale. L'ha portata ai confini dell'umanità. Lì ci sono le colonne di Ercole. Perché? È finita. Così. Con sta barchettina. Ma riuscirà a tornare mai indietro? No, perché non c'è stato nient'altro dopo. Che sincero. Ragazzi, comunque ha avuto così successo sto gioco che poi un altro non l'ha più fatto. Infatti non c'è stato un altro dopo, quindi sono morti lì, sono blati in angolo e sono blati. Non so, può essere che i taranzi amò. Quanti ne hanno fatti? Tre di... c'è tra un cazzo, di Star Trek, tre di quattro anni. Quella specie di sì, la saga di c'ha un nome particolare, guarda, per tre, sì. Ecco, quarto, il prossimo è il quarto. Ah, perché ne fanno un altro? C'è un quarto. Cioè, detto basta. Così tanti anni di distanza. Ha detto basta, però perché quello perché Beyond, che mi sembra che è il terzo, sì. Sì. È mica il 2016, ci sono passati 8 anni. Ma è oggi che hanno detto che fanno l'ultimo per concludere a... C'è Carlo Urbano, che già all'epoca secondo me non era proprio un ragazzo, cioè ma c'era 50 anni. Adesso non so quanti anni ha, prova a cercare. Ma anche Chris Pine, quanti cazzo di anni ha? C'aveva la mia età, Chris Pine. Allora, Crispino, adesso non Crispino. Dai Crispino, adesso ti dico neanche. Credo, così ha 8 anni. È vero che forse prima era un po' giovane per fare il capitano. Crispino ha la tua età, eh. 180, 26 di adulto. L'ha già preso, è un po' più giovane. 94, vero, cavolo. Me. Un 8 mesi in meno, però gli invidio. Adesso, allora, no, io non sono una donna, e non mi piacciono gli uomini, quindi mettiamo le mani avanti perché qualcuno. Ma sì, allora, ecco, non stiamo insieme, lui è mio fratello. Non è, lo vedi, non è un brutto uomo, cioè, se è sì, normale, sì, cioè, no, tu lo vedi nei film di Star Trek con i capelli penso corti. Che, penso che sia un cosa bel ti spinge a presentarteli così? Cioè. Voler assomigliare a Brad Pitt? Perché? Perché sì, vuole assomigliare a Brad Pitt, però è orribile. È veramente terribile, ragazzi. C'è anche un po' di grigiume qua.
Non so, di quando. Sì, è già finita, però c'è i credits corti. Carlo... Anche qui non è che sia proprio una meraviglia. E Carlo Urbano quanti anni ha? Vabbè, ragazzi, è finito. Cioè, lo vedi qua e dici, cazzo, qui. Sì, sì, molto più. Carlo Urbano. Credo che sia un bell'uomo, Crispino, almeno penso, per come la vedo, sì. per la mia idea. Infatti, di un bell'uomo da uomo etero, Carlo, però che sono Urbano io. Carlo Urbano è là, perché... Urbano ce ne ha 8 in più di... ne ha 52. 52, 51, 52. E per quello che dico, lui probabilmente era già quello un po' più azzeccato come età, gli altri erano troppo giovani. Guarda qui come sta a ride. Così era lì, però sembra che gli stavano facendo una rettoscopia di quelle violente anche tra l'altro. Allora ragazzi, adesso non facciamo la manfrina di salutare, anche perché tanto durerà un'oretta questa, perché noi non vogliamo salutare. Esatto, noi poi siamo dei maleducati. quindi adesso